Ciao a tutti da streamardo.com, quest'oggi andiamo a fare un breve unboxing del nuovo mouse da gaming di Marvo, il G905. Partiamo dall'analisi della confezione che, come possiamo vedere, nella parte frontale presenta l'immagine del prodotto, il nome dello stesso e alcune sue funzionalità. Aprendo la confezione al libretto possiamo vedere in una parte, in un lato, il mouse stesso protetto da un rivestimento in plastica trasparente che ci permette di osservare il prodotto prima dell'acquisto, ovviamente se lo acquistiamo in negozio fisico, mentre dall'altro lato troviamo varie didascalie che ci spiegano le caratteristiche tecniche del prodotto. Nella parte posteriore troviamo alcune tabelle che ci indicano le funzionalità del prodotto scritto in varie lingue, tra cui l'italiano, e alcune compatibilità con i sistemi Windows, che va da Windows Vista a Windows 10, quindi è compatibile con le ultime generazioni del sistema operativo di casa Microsoft. Per quanto riguarda il lato, un lato presenta alcune didascalie su ulteriori funzioni del prodotto stesso, mentre il lato opposto presenta le caratteristiche tecniche dettagliate del prodotto che illustreremo più avanti nel corso di questo video. Per quanto riguarda il bundle presente con il prodotto, abbiamo il CD driver e il manuale di installazione rapida. Il mouse è protetto all'interno di questo involucro in plastica. Eccolo qui. Allora, come possiamo vedere, il mouse presenta una doppia colorazione, nera e grigio titanio. Nera nella parte superiore, grigio titanio per la parte restante, sia laterale sia inferiore. La parte superiore è rivestita in gomma e presenta una texture che si illuminerà quando il mouse sarà in funzione, in quanto è installato al suo interno un LED multicolore. Il colore dei LED è selezionabile mediante il software dedicato presente nel CD driver che abbiamo appena visto. Inoltre, tramite il software sono regolabili anche le risoluzioni del sensore e tasti programmabili e anche le funzioni dei LED, i vari effetti in pratica. Nella parte superiore troviamo i classici clic sinistro e destro, i due tasti dorsali ci permettono di alzare e abbassare i DPI, lo scroll che presenta solamente il clic centrale e non laterali, oltre allo scroll avanti e indietro. La forma del mouse è più indicata per coloro che usano una presa finger o palm, non è molto indicata per coloro che usano una claw. Inoltre, per quanto riguarda la parte superiore, abbiamo questo tasto programmabile a cui è assegnabile qualsiasi funzione tramite il software, molto utile soprattutto negli FPS, in quanto facilmente raggiungibile tramite l'indice. Per quanto riguarda il lato sinistro, invece, troviamo due ulteriori tasti programmabili che di default su Windows servono per andare avanti e indietro nelle pagine web. Inoltre abbiamo questa parte in plastica dura, lucida, con colorazione titanio, che offre comunque un buon grip tramite questo incavo, anche se non è gommata. La parte opposta invece non presenta alcun tasto, ha la stessa texture, quindi lucida, ma offre sempre una buona ergonomia tramite questa piccola bombatura. Per quanto riguarda invece la parte inferiore del mouse, abbiamo quattro grandi piedini in Teflon che assicurano ottima scorrevolezza su qualsiasi superficie, quindi sia mousepad in tessuto sia mousepad rigidi. All'interno troviamo questo sticker che riporta le varie risoluzioni di default settabili, regolabili su questo mouse anche senza l'installazione del software, mentre con il software potremo scegliere la risoluzione che più ci piace. Se non installiamo il software, i DPI selezionabili sono 1200, 1600, 3200 e 4000 DPI, quindi il sensore raggiunge risoluzioni massime di 4000 DPI. È un sensore ottico di ottima qualità per il gaming, è un Avago A3050 che offre ottime prestazioni. Per quanto riguarda invece il cavo in dotazione, è un cavo USB lungo 1,5 metri in treccia di tessuto, che presenta una colorazione
grigia, nera. Inoltre, alla sua estremità troviamo un connettore USB 2.0, purtroppo non placcato in oro. Allora, possiamo dire che per questo video unboxing è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta di questo mouse presente sul nostro sito web www.istrimardo.com. Quindi dallo staff di Istrimardo un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!